Le associazioni di scherma di tutto il mondo oggi si sono organizzate in un flash mob e anche l'associazione di scherma di Mazara del Vallo e Mazara Scherma partecipa a questo evento. Tra poco vedremo questa bellissima manifestazione. In che modo voi avete partecipato, come vi siete messi d'accordo con tutti gli altri? Praticamente noi abbiamo accolto l'invito da parte della nostra federazione che ha indetto questo flash mob a livello mondiale in modo tale che tutte le piazze del mondo fossero unite da un filo conduttore che è la scherma. Anche Mazara del Vallo, a noi come Mazara Scherma abbiamo aderito a questa iniziativa. Abbiamo scelto come location Piazza Mocarta, l'Arco Normanno, perché è quello che pensiamo ci rappresenti al meglio e che meglio possa far vedere le bellezze della nostra città in tutto il mondo. Tutte le fotografie e tutti i video verranno tutte raccolte in hashtag Fencing Mob in modo tale da creare un libro online di tutti gli eventi che per adesso si stanno succedendo dalla stamattina a questa sera. Noi abbiamo deciso di venire proprio qua, abbiamo parlato con i nostri ragazzi, li abbiamo organizzati, ci saranno due dei più grandicelli che passeggeranno in mezzo alla gente. Si cambieranno, inizieranno a combattere davanti in mezzo a loro e poi partiranno due file di bambini che inizieranno a combattere vero e proprio al centro della piazza. Dopodiché ritorneremo davanti all'Arco Normanno e dietro la fontana, dove vedremo un combattimento dai due più grandi nostri atleti, Mario e Giuseppe, e tutto si concluderà con l'apertura del nostro striscione. Il tutto poi verrà mandato subito online alla Federazione Italiana Scherma, che inizierà subito a pubblicarle e mettere online anche le nostre foto. Tra l'altro il Mazara Scherma sforna talenti. Sì, siamo orgogliosi di questo e siamo fortunati perché al di là del lavoro nostro magistrale il talento è naturale. Il talento è naturale, devo essere sincero, ormai la scherma a Mazara è da 45 anni, fra poco ci accingiamo a fare il cinquantennio di scherma a Mazara e devo essere sincero, di anno in anno abbiamo sempre trovato quei talenti che hanno portato il nome di Mazara del Vallo in giro per l'Italia ma anche in giro per il mondo, a suon di risultati ma anche a suon di prestazioni, perché ricordiamo che al di là della prestazione sportiva vera e propria c'è anche la prestazione arbitrale come quella del mio fratello Emanuele, che è considerato uno dei migliori arbitri al mondo per quanto riguarda la sciabola.
me due ragazzi che hanno partecipato qui a Mazara del Vallo al flash mob di Scherma. Cosa ne pensate della manifestazione di oggi e della gente che vi guardava? Era tanta, era veramente tanta. Noi da qua ci siamo accorti che c'era tanta gente e soprattutto penso che un flash mob, oltre dal punto di vista pubblicitario, perché raccoglie un sacco di gente, diciamo promuove delle attività pulite dove diciamo i ragazzi possono passare il loro tempo, dove si può provare a fare scherma, che comunque non è uno sport molto conosciuto, e soprattutto stringere dei rapporti che serviranno per tutta la vita poi. Perfetto, come mai hai scelto di fare scherma? Come ti sei avvicinata appunto a questo sport? Io faccio scherma da 7 anni e un giorno, accendendo la televisione, ho visto un incontro di scherma e allora sono rimasta talmente incuriosita da questo sport e ho detto: mamma, io voglio provare, e mia madre finalmente mi aveva detto che a Mazara si era aperta una palestra di scherma, e da 7 anni che ininterrottamente faccio questo sport che mi piace, uno sport bello, è veramente uno sport che riunisce molte persone, che non da tutti viene conosciuto e alcuni lo considerano uno sport minore, ma veramente questo sport ti prende e non ti lascia più. Cosa ne pensi del flash mob di oggi? Il flash mob è stata un'occasione appunto per rendere partecipi la città di Mazara e per far capire loro che comunque noi siamo forti, e quindi poter invitare molta altra gente a appassionarsi a questo sport che raccoglie molte persone anche in tutto il mondo.